Ciao a tutti, finalmente eccomi qui, tornata con il video di acquisti che ovviamente questa volta coprirà i 2 mesi di aprile e maggio, visto che ad aprile non ho potuto fare il video. Mi scuso per l'assenza, ma come chi mi segue su Facebook sa, finalmente mi sono laureata, mi sono liberata di questo immenso peso che gravava sulle mie spalle. E quindi insomma ho avuto ovviamente da fare perché la laurea c'è stata a fine maggio e quindi non ho avuto tempo per fare i video, anche il tempo per leggere è stato poco, infatti a un certo punto avevo accumulato una pila di roba impressionante, però sono riuscita a smaltire in qualche modo e quindi adesso ce la faccio. Lo dividerò come l'altra volta per aree tematiche il video, mettiamola così. Questi 2 mesi sono stati anche pieni di acquisti perché in mezzo c'è stato il mio compleanno e quindi mi sono regalata qualche cosa in più. Siccome varie persone me lo chiedono col fatto che sono spesso sconvolte perché abbiamo un figlio, ho 26 anni. Non ho tra i 30 e i 40 anni, come qualcuno ha scritto su Akinator. Non so, breve parentesi, non so se conoscete akinator.it.com, non mi ricordo, è un sito in cui c'è un genio che ti indovina un personaggio a cui tu hai pensato tramite delle domande. Quindi per giocare ho fatto finta di vedere se c'ero pure io, c'ero, e però qualcuno nella descrizione aveva messo tra i 30 Eris Rom, youtuber, vive a Roma, ha tra i 30 e i 40 anni. Ora, insomma, cioè, con tutto, già la gente mi dà 18 anni, di solito tra i 30 e i 40 mi sembra un minimo esagerato. Questo è Akinator, il simpatico genio. Se non lo conoscete, provate a farci un giro che è molto divertente. È gratis, ovviamente. Bando alle ciance, cominciamo con i fumetti occidentali, che in realtà si potrebbe quasi chiamare Disney. Questa è la prima parte del video, se non fosse per la prima cosa che vi farò vedere. Allora, iniziamo quindi con uno dei miei 2 regali di compleanno principale, diciamo, che è stato l'Omnibus di Gipi, che è pubblicato dalla Coconino Press a 11,90 €. Ma come potete vedere, io ho approfittato della promozione di aprile della Coconino, infatti ho preso il mio regalo un po' in anticipo, e l'ho pagato col 25% di sconto. Quando ho saputo della promozione non ho potuto rifiutare. Ho comprato questo volume dopo aver visto un video di 88 Ferro, che vi consiglio caldamente, sia di andare a vedere il suo canale se non lo conoscete, sia il video in questione, che non mi ricordo assolutamente qual è. Quindi Marco, se vedi questo video, linka il tuo, mettilo come video risposta, fai quello che ti pare perché io non me lo ricordo. E Gipi è un autore che io non conoscevo se non di nome, ma la descrizione che appunto ne ha fatto 88 Ferro mi aveva veramente colpito. So, è una raccolta di 3 opere di quest'autore, che sono Esterno Notte, S e La mia vita disegnata male, a un prezzo molto contenuto comunque per questo bel tomo. È un'opera sia in bianco e nero che a colori, ci sono a seconda insomma della situazione. E l'unico problema è il formato, perché in alcune situazioni è scritto veramente piccolo, perché penso siano state rimpicciolite forse un po' le tavole, non lo so, è una mia ignoranza, per adattarla all'omnibus, e in alcuni casi è veramente da cecarsi, cioè io non ho problemi di vista, in alcuni punti ho veramente faticato. Se non sbaglio, soprattutto in esse, cioè ci sono proprio cose che chi ha problemi di miopia penso se si potrà anche sparare, probabilmente. Però è stata una lettura veramente particolare. Esterno Notte è una raccolta di storie brevi, invece esse La mia vita disegnata male sono più articolate. Quasi tutte le storie, soprattutto le due principali, diciamo, sono molto autobiografiche dell'autore, la cui vita è stata segnata soprattutto dal tentato stupro della sorella, avvenuto di notte mentre l'autore si trovava nella stanza con la sorella stessa, e dalla figura, del padre, a cui è dedicata anche essa, appunto. Sono storie pervase da un grande disagio, si sente come la vita di Gipi sia stata fortemente segnata soprattutto dall'uomo che ha tentato di stuprare la sorella, e come sia un personaggio in eterno conflitto, contraddizione, ricerca. È un qualcosa di veramente complesso e mai buonista e mai scontato comunque, molto appassionante, devo dire che l'ho divorato. Le prime storie mi avevano già un po' preso, poi piano piano. È stata una lettura molto appassionante, anche se difficoltosa per via del carattere mignon. E per qualsiasi altra informazione aggiuntiva, io vi rimando assolutamente al video di 88 Ferro, come ho già detto prima, perché ne aveva parlato in maniera meravigliosa.
e siccome io ho tantissima roba di cui parlare, non vorrei dilungarmi troppo in chiacchiere inutili. Comunque, a spesso di 11,90 € io lo consiglio, io mi sono molto incuriosita e magari cercherò di recuperare qualcos'altro di quest'autore. Passiamo adesso a quella che è un po' la seconda parte di questo primo video, che è la Disney. Perché, come avrete avuto modo di notare, ho avuto un po' un ritorno di fiamma per la Disney, quindi sto comprando e recuperando diverse cose. Molte di meno di quante vorrei comprare, perché la produzione Disney, soprattutto italiana, è qualcosa di immenso e spropositato, e quindi piano piano, quando posso, faccio qualche passetto. Allora, la prima cosa che ho comprato, che si trova ancora in edicola comunque perché è trimestrale, è stato il numero 14 della collana Tesori Disney, quella che 3 mesi fa ha ospitato i racconti attorno al fuoco, meravigliosi. Stavolta è stato il turno delle Papere Olimpiadi, in un volume cartonato, stampato su carta patinata, molto bello, da collezione. La storia raccolta sono proprio le Papere Olimpiadi, che è stata una storia pubblicata su Topolino in occasione delle Olimpiadi di Seul '88, e storia sceneggiata e disegnata da Romano Scarpa, che è uno dei grandi autori Disney. Insomma, chiunque leggeva Topolino negli anni 90 penso avrà letto almeno una volta in calce questo nome, insomma, nelle storie. E è una storia che io avevo già letto a puntate all'epoca e che quindi ho ricomprato con molto molto piacere, perché avevo dei buchi. Non penso di averla letta tutta, penso che non avevo tutti i numeri, e quindi è stato veramente un piacere. È una storia allegra, divertente, in cui praticamente entrano poi in gioco sia i paperi di Paperopoli che Topolino, quindi gli abitanti di Topolinia. Ci sarà anche Gamba di Legno, Plotticat, Trudy, quindi insomma ci sarà un avvicendarsi di vari personaggi e varie ambientazioni, il tutto per sventare, insomma, complotti e altre cose. Molto molto divertente, e peccato che, se non ricordo male, c'è stato un problema di stampa, perché mancavano delle tavole, 3-4 tavole, perché c'erano state cose Disney di cui io ancora non capisco bene, tavole che non erano apparse nella prima pubblicazione, poi sono apparse nella ristampa di questa storia, che è del 2008 mi pare, e non, di nuovo non ci sono in questa, quindi molti collezionisti si sono lamentati, anche se sul forum del Papersera ci sono, si possono vedere queste tavole, insomma. Niente di particolare, però per completezza, in una testata così costosa, penso sia la più costosa pubblicata dalla Disney, proprio per collezionisti è ovvio che ci siano malumori se ci sono lavori fatti male, insomma. E però è un volume molto molto divertente, se vi può interessare, questo in edicola, almeno qui a Roma io l'ho visto in qualche edicola ancora. Ho comprato poi 2 volumi in un posto particolare, perché ai distributori Eni e Agip, perché c'è una promozione con la Disney. Si tratta di Zio Paperone e Pippo della collana Un pieno di avventure. In pratica però la promozione è scaduta fino al 12 maggio, qualcosa del genere, facendo un tot euro di benzina presso questi distributori, ma in realtà a me l'hanno dato anche facendo di meno, a un sacco di gente anche senza fa benzina. E tipo potevi avere a 3,90 € l'uno un volume. Insomma, io ne ho presi 2 insieme, quindi ho pagato 3,90 per 2. 7,80 e sono ottimi volumi, quindi per 3,90 è un'ottima, decisamente ottima spesa, se penso a come sono i manga e invece alla cura con cui sono fatti questi. Per esempio, hanno le bandelle molto resistenti, la carta non è patinata, ma comunque è molto molto buona. Io in realtà avrei preferito Topolino e Paperino, devo essere sincera, però non c'erano, cioè, perché ho visto la lista dei distributori aderenti, nonostante io abiti a Roma e non allo sprofondo, cioè, il problema è che non prendo la macchina molto spesso, soprattutto adesso che sono andata all'università solo sporadicamente, anche in vista della tesi, e quindi sono andata solo una volta quando la promozione stava già per finire, e quindi ho trovato solo questi 2, insomma, e mi è dispiaciuto, ecco. Potendoli avrei presi tutti e 4, anche se mio marito non era propriamente d'accordo. Però, insomma, purtroppo vicino casa non avevo distributori aderenti. È stata una tristezza. Comunque, sono 2 raccolte molto molto interessanti, con ottimi autori dentro. Per esempio, in questo Zio Paperone abbiamo storie di Cimino, Cavazzano, Romano Scarpa, di cui ho già parlato prima, Giovan Battista Carpi, per esempio, insomma, nomi che chi bazzica un po' l'universo Disney comunque ha avuto modo di sentire. E le storie sono molto divertenti. In pratica, in questo abbiamo Zio Paperone e la moneta del capitano, Zio Paperone e la micropubblicità perniciosa, Zio Paperone e il maggiordomo gentiluomo, Zio Paperone e il talismano verde, Zio Paperone e l'operazione Galeone. Sono storie che vanno dal 70 all'89 come raccolta.
sono tutte molto divertenti, mi sono molto, molto, mi è molto piaciuto leggerlo, devo essere sincera. Anche Pippo, che è un personaggio che io non amo particolarmente, insomma, preferisco i paperi in generale, soprattutto per Pippo non è che ho profonda simpatia. A seconda dei casi, si è trattato invece di una lettura molto simpatica, con storie anche più datate, perché c'è una addirittura del 64, però arriviamo anche a una storia del 94, per esempio, che è una storia di Edgar Allan Poe, perché qui abbiamo Pippo il videoesame e Pippo il carnevale di Topolinia, che penso sia una storia brasiliana questa. Topolino il Pippo lupo, carina. Pippo memorabile smemorato, Topolino il genio nell'ombra e i racconti di Edgar Allan Poe, il mistero della Rutoporg. Quella era una serie molto simpatica, quella di Edgar Allan Poe, me la ricordo. Quindi sono state, insomma, se le trovate magari in qualche fiera dell'usato, perché ormai penso si trovino lì, non credo che i distributori siano più disponibili, però se le trovate sono letture molto simpatiche. In più costavano molto poco, quindi se ve le sparano a più di 3,90€, anche no. Sempre in edicola, questo mese, ho comprato Tecnopaperi, che è uno di quelli che ho scoperto che gli appassionati Disney chiamano Vatte la pesca Disney. Cioè sono albi che escono con titoli random, che sono il Topolino classico, Paperino, i grandi classici e cose simili. Però sono testate random con titoli random che escono ogni tanto, così X, uno arriva e lo trova in edicola. E quindi questo Tecnopaperi mi ispirava molto dalla copertina e dal titolo quando l'ho visto sul forum del Papersera. Poi insomma ho letto dei commenti comunque positivi e anche il fatto che c'è soprattutto una storia era molto consigliata dagli altri utenti, che era Topolino e il computer anticrimine, e quindi costava a prezzo di 3,50€, ho deciso di prenderlo. L'edizione, vabbè, non è un granché, voglio dire, non è che mi aspettassi particolarmente qualcosa dalle edizioni economiche della Disney, insomma, ovviamente è interamente a colori, cioè lo sto dando per scontato sugli albi Disney, però sono completamente a colori, appunto. E poi queste sono storie molto molto simpatiche, queste più recenti, perché ovviamente sono tutte storie, tranne forse la prima, in cui c'è di mezzo la tecnologia e i computer, come fa intuire il titolo. Quindi abbiamo Paperoga e l'inseguimento ornitologico, Topolino e il computer anticrimine, che vi ho detto prima, una storia molto simpatica in cui praticamente c'è un computer che si sostituisce alla polizia, perché vogliono automatizzare il servizio, però questo computer poi porterà anche a dei danni in realtà, quindi molto simpatica. Paperino e Gassone, il duello tecnologico, questo mi ha fatto ridere, sulla mania di avere sempre il cellulare all'ultima moda. Paperino e i computer giocatori, Paperino e la casa digitale, questa con disegni di Silvia Ziche, se magari qualcuno apprezza i fumetti della Ziche in altri ambiti. Zio Paperone e i bassotti di ricambio, Zio Paperone il super computer e Paperino e la febbre da lettura. Quindi queste sono storie comunque, la più vecchia dell'84, no, 79, la più recente del 2007. Quindi insomma recentissima. Quindi pure questa può darsi che la trovate ancora in edicola. Io penso che un'edicola l'ho visto in giro e quindi se vi può interessare è una lettura simpatica. Passiamo poi a dei recuperi, sempre in tema Disney. In pratica ho sempre delle serie di questi fatte la pesca Disney, quindi titoli un po' particolari. Ne ho recuperati 4 su eBay da un venditore, di cui magari vi metto il link, perché se vi interessa cose Disney ma anche altro, a prezzi molto onesti. Io mi ricordo che ho fatto l'ordine il giorno di Pasquetta, perché insomma stavo al computer, e la sera stessa mi è arrivato il totale da pagare, il giorno dopo mi hanno spedito, quindi io li consiglio assolutamente, perché insomma chi lavora a Pasquetta, perché poi hanno dovuto fare qualcosa loro, perché mi hanno dovuto fare la spedizione combinata, quindi gentilissimi, precisissimi, velocissimi. Col corriere poi hanno spedito addirittura, io ho pagato poco di spesa di spedizione, mi è arrivata col corriere a casa. Quindi poi vi metto magari il nick del venditore, anche per cose appunto di fumetti di altro tipo, insomma magari gli date un'occhiata. Io cercavo In viaggio con Paperone nello specifico, perché ne aveva parlato Kay for Chaos in un suo video sulla Disney, su Rodolfo Cimino. E quindi io, siccome mi sono rinnamorata della Disney, proprio grazie ai racconti attorno al fuoco appunto, che sono sceneggiati da Cimino, allora ho deciso di recuperare questo volume, che era a prezzo di copertina 5,40€, ma io ho pagato tutto di meno, tutti sui 3€ penso, ora non mi ricordo nello specifico, comunque sicuro di meno di questo prezzo. E in pratica questo In viaggio con Paperone è appunto un insieme di storie qui, che hanno come caratteristica, sono storie in cui c'è sempre Paperone in viaggio con famiglia, nipoti e tutto per vari motivi di affari. E sono tutte, se non sbaglio, sceneggiate da Rodolfo Cimino, appunto.
Quindi sono storie molto godibili, molto simpatiche. E abbiamo Zio Paperone e le montagne trasparenti, Zio Paperone e il giardino del piccolo Jeep, Zio Paperone e la lana vulcanica, Zio Paperone e il pugno di pietra, Zio Paperone e la bilancia di Brenno, Zio Paperone e l'asteroide giallo, questa mi è piaciuta molto, Zio Paperone e i fagioloni di Vulcania, anche questa molto molto bella, Zio Paperone e l'ombra ultragalattica, Zio Paperone e la pianta azteca, Zio Paperone e la resina d'arabia, Zio Paperone e la fiamma fredda. Sono tutte storie comunque abbastanza datate, perché sono tra gli anni 60 e 70 più una dell'88, però molto molto godibili, è stato un ottimo acquisto. Siccome appunto si risparmiava da questo venditore, sono andata un po' a naso in realtà a cercare degli altri volumi di questo tipo e sono capitata veramente molto molto bene e sono stata veramente contenta. Uno dei volumi che ho preso è stato Paperino il Magnifico, e che presenta storie, diciamo, a tema più che medievale, a tema rinascimentale, mettiamola così. E soprattutto il motivo principale è che la prima storia è Paperin Pestello e la Via delle Indie, che è una storia che avevo letto su Topolino, di Giulio Chierchini e Sandra Verda, che mi ricordo mi piace molto. In pratica c'è Paperin Pestello che abita a Genova e incontra addirittura Cristoforo Colombo, parla un po' della scoperta delle Indie sotto un altro punto di vista. Una storia che ricordavo particolare anche per la colorazione, ve la voglio far vedere perché l'ho trovata sempre molto più, non dico tridimensionale, non saprei, però ha uno stile particolare rispetto alla colorazione bidimensionale solita Disney che appare sotto Topolino, insomma. Ora parlo molto da profana, sono impressioni personali. Una storia molto molto divertente, mi è piaciuta tantissimo. In più abbiamo Paperino Paladino High Tech, Zio Paperone Duca di Milano, molto simpatica, in cui Zio Paperone praticamente si trova a comprare il castello sforzesco a Milano. Paperino dell'Aventura, simpatico. Paperino e la disfida dei discendenti. Paperino la feria medievalis. O Rocker e MacPaperon in la contesa di Contea. È un volume a prezzo di copertina 5,40, l'ho pagato di meno. Sono storie che mi sono veramente molto molto piaciute. Ancora di più mi ha detto bene con i prossimi due volumi, che sono Le storie del Paperevo e Spade, Paperi e Magie. Sì, sono tutte a tema paperi, perché io amo i paperi. Cioè, li preferisco a Topolino. In generale, mi piace anche Topolino, ma io per i paperi vado pazza in genere. E sono stata fortunata con questi due, perché non sapevo che ci sono tutta la saga dell'Argar, di Topolino e l'Argar, quindi a dispetto del nome, buona parte occupata da una saga di Topolino comunque. E per chi non, io la lessi a buchi su Topolino all'epoca, perché non avevo tutti i numeri, erano delle storie appuntate. Una storia in cui Topolino viene richiamato in una dimensione alternativa e si ritrova in un mondo fantasy, insomma, in cui Pippo è, diciamo, l'eroe nazionale o qualcosa del genere. Devono salvare il mondo da un malvagio signore oscuro, tutto con un'ambientazione molto fantasy, molto particolare. E le prime storie si trovano su Spade, Paperi e Magie. La storia che conclude il ciclo, che è La bella addormentata del cosmo, perché poi sì, si parla anche un po' di fantascienza in qualche modo, si trova in quest'altro volume qui. Quindi, senza saperlo, ho letto tutto di seguito e mi è veramente piaciuto molto. Quindi le storie che troviamo su Spade, Paperi e Magie sono Paperino e il Signore del Padello, che è una presa in giro del Signore degli Anelli, simpatica anche se non il massimo. E poi abbiamo appunto della saga dell'Argar, Topolino e la spada di ghiaccio, Topolino e il torneo dell'Argar, Topolino e il ritorno del principe delle nebbie. Poi abbiamo altre storie, Paperino e il regno di Gret e Paperino e la regina Nona Paper, che sono storie comunque molto simpatiche. Invece sulle storie del Paperevo abbiamo appunto Topolino e la bella addormentata nel cosmo, che è la serie conclusiva, la storia conclusiva dell'Argar, Paperino e il tesoro di Papero Magno, Topolino e la campana dei tre rintocchi, Paperleonda e Scorcia, che è molto simpatica, veramente moltissimo. Topolino e la rivincita di Mimmi, che era una storia che io ricordavo bene, in cui è sempre l'ambientazione fantasy, Mimmi e Topolino fanno un sogno d'ambientazione fantasy, in cui Mimmi fa, bisogna partire per un'avventura e Mimmi fa la sua bella parte invece di fargli fare la pulzella che si fa salvare dal topo. Molto simpatica. Paperino terzo decimo paladino, Topolino e i cavalieri della tavola rotonda, e Topolino e la spada invincibile, che è una storia anche questa che ricordavo molto bellina.
Ovviamente simpatica. E anche questa a tema fantasy, ovviamente. Quindi, soprattutto se amate il fantasy, queste due ve le consiglio caldamente se vi piace la Disney, ovvio. Insomma, io l'ho trovata su eBay con una certa facilità, quindi penso che non siano impossibili da trovare. Sono stata molto contenta perché ho recuperato belle storie. E grazie a Elisa, ovvero Kira85F, ho avuto una sorpresa, cioè mi ha regalato dei volumi Disney che lei non legge più a casa, stavano lì su, abbandonati a casa sua, mi ha detto. Me li ha mandati come regalo perché alla fine non mi ha fatto neanche pagare le spese di spedizione, è stato veramente un amore. Quindi grazie, grazie, grazie. In pratica c'era un volume e alcuni topolini. Io ho letto il volume in questione e due dei topolini. Il volume è questo qua, il primo Senta Tizio Paperone. È un volume degli anni 90, che era stato un allegato al mensile Tizio Paperone, che è tutto a tema della numero 1. Chi conosce un po' l'universo Disney sa che la numero 1 è la prima moneta guadagnata da Paperone, della moneta che lui crede che si ritiene gli porti fortuna, insomma, e che Amelia, la strega, cerca sempre di rubarmi in tutti i modi, con tutti i mezzi e quant'altro. E in pratica quindi è un volume con tutte storie che trattano l'origine della numero 1, soprattutto c'è una storia di Karl Barks all'inizio. E poi altre storie italiane, sempre comunque a tema Amelia Bassotti numero 1. Insomma, queste variazioni sul tema. È stata una lettura, sono storie anche alcune abbastanza datate, quasi tutte, sono tra le prime. Però è una lettura assolutamente godibile e poi sul retro c'è questo bellissimo moneta con Zio Paperone coniato sopra. È stata una lettura veramente simpatica, anche un tuffo nel passato. Quindi veramente simpatico. Questo penso che si trovi in giro usato, se siete interessati. Poi, tra i topolini, ho letto i primi due, me li ho iniziati a leggere in ordine dal più vecchio. Abbiamo il 1897, che è dell'aprile 92, io piccina, e abbiamo il 1972, che è del settembre 93. La cosa bella di tutti i topolini che mi ha dato Elisa è che io ce li avevo, cioè mi ricordo le copertine e mi ricordo anche le storie che ho letto, perché vabbè, forse non l'ho mai detto qui su YouTube, non ricordo. E io avevo una grossa collezione di topolini a casa, avevo più o meno tutti i numeri dal 1700 al 2100, 2002, non mi ricordo, cioè ce n'avevo una marea. Poi, perché si comprava religiosamente ogni settimana topolino, poi mio padre ha deciso che eravamo diventate grandi, c'era diventato un sacco di pubblicità perché Topolino obiettivamente è andato calando negli anni. E quindi poi non si è più comprato, e siccome ancora non capivamo, io non capivo almeno il valore collezionistico del fumetto, è stato buttato tutto. Quindi è stato, cioè negli anni poi è diventato un mio grande rammarico. Ovviamente quindi sono stata molto contenta di fare questo tuffo nel passato, grazie Elisa. Soprattutto perché ho letto delle storie molto belle che me le ricordavo leggendo dall'epoca e che sono state molto piacevoli. Nel 1897 abbiamo una cosa simpatica, l'ultima parte della storia dei paperi alla conquista del mitico ticket di Romano Scarpa, lo stesso delle Paper Olimpiadi, che era praticamente tutta una storia elaborata a tema in cui si combattevano il primo biglietto per entrare a Euro Disneyland. Quindi molto simpatico come cosa. E poi c'è stata un'altra storia simpatica che era Pippo e Gancio e la pantofola dell'imperatore, in cui abbiamo appunto Pippo e Gancio. Gancio è un assistente di Topolino, non ho mai capito che relazione c'era tra i due, vive a casa sua pure, che risolvono insomma un mistero visto che Topolino non c'è, molto simpatico. Nel numero 1972 abbiamo Topolino e il caso del cancellatore, che è un caso ambientato nel mondo della TV, dei diritti televisivi, degli autori di spettacoli, di show. Storia molto molto simpatica. Zio Paperone e l'Orio delle Stelle, che è una storia in cui in pratica Zio Paperone decide di raccogliere l'oro delle comete, degli asteroidi, l'oro che si trova nello spazio, le particelle aurifere dello spazio, e quindi si imbarca con i nipoti su un'astronave e va. È una storia anche molto simpatica. Devo dire, su questi due numeri mi sono particolarmente piaciuti, sa, magari un topolino può trovare delle cose anche un po' più schifose, voglio dire, capita a seconda dei numeri. Invece questi due numeri mi sono molto molto piaciuti. Allora, spero non sia durata troppo. Io con la fumetti occidentali, ovvero 99% Disney, ho finito. Spero di non avervi annoiato e ci vediamo nel prossimo video.